Il 25 novembre, come ogni anno, si è celebrata la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, tema quanto mai di attualità nel nostro paese. Ma perché la scelta di questa ricorrenza è caduta proprio su questa data? Milano ha deciso di spiegarlo e di renderlo noto a tutti i suoi cittadini con un gesto, un nuovo giardino pubblico. Il 25 novembre del 1960 nella Repubblica Dominicana, le tre sorelle Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal, dopo aver combattuto per la libertà ed essersi opposte alla dittatura di Rafael Trujillo, vennero violentate, seviziate ed uccise per ordine del dittatore stesso. Avevano combattuto contro il regime di Trujillo con il nome di battaglia di Las Mariposas, le farfalle. E sono proprio alcune grandi farfalle colorate ad aver riempito il giardino di Via San Faustino a Lambrate, un giardino che da oggi porta proprio il nome delle sorelle Mirabal, la cui lotta e la cui morte contribuirono alla progressiva perdita di potere di Trujillo, che sarebbe stato assassinato un anno dopo, nel 1961. Para nosotros un hecho histórico. Che è un hecho histórico perché è la prima volta che si inaugura un giardino intitolato alle sorelle Mirabal, dove ovviamente si fa fine alla dittatura. Si fa fine e si grida la libertà di tre sorelle che hanno scritto la storia e per questo che si celebra il 25 di novembre un po' in tutto il mondo. Ringrazio il Comune di Milano, ringrazio le autorità che hanno reso possibile questo giardino che è un hito storico perché mai nella storia nessun eroe, un'eroina dominicana ha avuto un giardino o una via intitolata a loro nomi. Nel 1999 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, proprio in onore della Las Mariposas. Te lo chiedo, per quello che ami di più al mondo, non trattenere mia sorella, non rinchiudere in casa le mie cugine, non privare di nulla le tue nipoti. Non è colpa loro, mamma, come non è stata colpa mia. Combatti per le loro ali, quelle ali che a me hanno tarpato. Combatti per loro, che possano essere libere, libere di volare più in alto di me. Combatti perché urlino più forte di me, possano vivere senza paura, mamma, proprio come ho vissuto io. Mamita, non piangere sulle mie ceneri. Se domani sono io, mamma, se domani non torno, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima. E oggi Milano dedica loro un parco, un'intitolazione che è partita dal basso, dal municipio e che è arrivata a coinvolgere il comune, che da ormai diverso tempo sta lavorando per una maggior presenza femminile all'interno della toponomastica cittadina. Beh, oggi si intitola un giardino a tre donne straordinarie che hanno lottato per la libertà e per i diritti delle donne, per come dire, un mondo senza violenze, per più parità e uguaglianza. E l'abbiamo fatto ricordando purtroppo delle storie che ci riguardano molto da vicino. Sono 107 le vittime di femminicidio e questo è ovviamente un fatto che non possiamo più in nessun modo tollerare. E anche atti simbolici ovviamente non sono sufficienti. Insomma, anche grazie a un atto come questo Milano insiste per una parità, per l'uguaglianza e per i diritti. Diciamo che vogliamo continuare a rafforzare il lavoro della toponomastica femminile per la semplice ragione che nominare vie, piazze, giardini, avere monumenti, avere luoghi nella città che rappresentano e che nominano delle donne magari sconosciute, come in questo caso per la grande maggioranza della popolazione, è fondamentale, e perché solo così costruiamo davvero una città di uomini e di donne. Un lavoro che è già cominciato da qualche tempo, lo si sta rafforzando e a questo proposito vorrei anche dire che abbiamo costruito come Comune di Milano una mappa che si trova sul sito Milano Città delle Donne, che è del Comune di Milano, una pagina del Comune di Milano dove proprio si individuano tutte le vie, le piazze, le pietre d'inciampo nominate alle donne, prossimamente anche le targhe delle donne partigiane. Vogliamo continuare perché appunto la toponomastica è importante, ma ci sono anche altri modi per ricordare donne importanti di questa città.
un giardino che avrà anche una caratteristica particolare, pensata proprio in onore delle tre farfalle domenicane. Noi ovviamente, sia perché è nelle nostre corde, sia perché avevamo quest'area senza nome, abbiamo pensato di intitolare il giardino di via San Faustino alle sorelle Miraval, che sono anche dette, il loro nome di battaglia, di lotta, era Las Mariposas, cioè le farfalle, e quindi in questo giardino creeremo un'area proprio dedicata alle farfalle, agli insetti impollinatori, quindi si creerà un'area fiorita in loro onore, in loro ricordo, e per cui le sorelle avranno un pezzetto di un angolo di Milano a loro dedicate e torneranno, diciamo, avranno un luogo allegro, ecco, gioioso e colorato.